Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Camping Business, questo nuovo appuntamento. Oggi parleremo di una manifestazione internazionale importante, parleremo del SET di Montpellier che si terrà il prossimo novembre e abbiamo con noi come ospite Riccardo Di Meo, che è Sales Manager di Code Events, che è la società francese che organizza il SET. Benvenuto Riccardo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Riccardo, facciamo un po' il punto di questa manifestazione così importante, partendo da quello che sta succedendo nel settore del campeggio, che sta vivendo una stagione che viene definita entusiasmante un po' in tutta Europa. Come si riflette questo clima sul set? Ma allora, intanto per cominciare, ovviamente si riflette in maniera molto positiva sulle iscrizioni e anche sulle preiscrizioni per quanto riguarda i visitatori. Ma speriamo che continui, è un'onda lunga. Se dopo la pandemia c'è stata una riscoperta della vacanza open air e quindi se noi per dirti, abbiamo ingrandito ulteriormente il salone, quindi abbiamo aperto una nuova hall e siamo riusciti a essere pieni. In alcune hall siamo pieni già da marzo. Adesso sono rimasti una decina di stand a vendere, quindi in realtà si riflette molto bene. Speriamo che continui, diciamo. Se dovessi identificare dei segmenti all'interno del settore campeggio che stanno crescendo di più, quali sono dal vostro punto di vista quelli che hanno maggiore successo? Bah, i campeggi, i prodotti che hanno maggiore successo, ed è questa una tendenza che c'è già da qualche anno, sono le strutture abitative, ma non le strutture abitative intese come mobile home, che quelle mobile home sono una cosa che sono sviluppate ormai da anni, ma sono quindi in Francia le chiamano hébergement insolite. Quindi sono strutture abitative diverse dalle case mobili, che può essere il glamping, ma possono essere anche tiny house, possono essere anche veramente moduli creati per accogliere i vacanzieri. Quindi sono le case sugli alberi, me ne vengono in mente tantissime perché abbiamo tantissimi espositori, al di là delle case mobili, con i costruttori storici come IRM, quest'anno verrà anche Crippa Campeggio, che è italiano. Al di là delle case mobili, c'è proprio un incremento, uno sviluppo totale, per quanto riguarda le strutture abitative insolite. Quindi, veramente dal glamping alle case sugli alberi, alle roulotte, abbiamo Airstream che viene, che presenta, sono in tutti gli effetti, sono caravan, sono roulotte che possono essere adibite sia alla ristorazione rapida o anche all'hébergement locatif, quindi alla locazione di appartamenti, di abitazioni. Quindi. Certo, tra l'altro tu hai citato sia gli alloggi insoliti sia il glamping, e qui è un settore un po' curioso, nel senso che si fa ancora fatica a dare i contorni della definizione di glamping, che spesso si sovrappone a quella di alloggio insolito, che però Certo. spesso non coincide in realtà con il glamping, No, banalmente chiaro. per la Chiaro, qualità chiaro. dell'alloggio e dei servizi, però è un settore che vedremo come si definirà meglio nei prossimi anni. Hai Chiaro. parlato di tendenze, ce n'è una più marcata di altre che in particolare quest'anno vedete tra i vostri espositori? È sempre quella, sono le strutture abitative. Noi abbiamo riempito, per quanto riguarda il salone, per esempio, avevamo 2 hall dedicate alle strutture abitative, quest'anno ne abbiamo aperta una terza. E siamo riusciti a riempirle tutte, non c'è più spazio per le case. Se c'è un'altra nuova azienda che vuole presentare delle case, delle strutture abitative, deve mettersi in coda. Quindi quella è un po' la tendenza. Ci sono molte aziende olandesi che propongono, ne abbiamo diverse, che propongono, diciamo, glamping, come dicevo prima, sono strutture abitative in legno, tende in pratica, con creati, non proprio, non tende, le tende che conosciamo tutti, quelli per il grande pubblico, ma sono tende, sono strutture abitative che affittano ai vacanzieri. E quello devo dire che è un settore che funziona molto bene. Poi, ovviamente, ce n'è un altro che è più marginale, ma si sta sviluppando tantissimo, sono quello delle colonnine di ricarica elettrica. Quello
si va verso l'elettrico, si va verso il green, e quindi abbiamo moltissime aziende che vengono a proporre le loro colonnine elettriche sul salone. Abbiamo parecchie aziende, molte aziende che vengono a esporre su questo argomento. Sicuramente è un passaggio che dovrà essere preso molto in considerazione da chi gestisce una struttura ricettiva all'aria aperta, perché Ovvio che volenti o non sono nolenti. il prodotto principale, però se devo dire una tendenza, oltre alle strutture abitative ovviamente insolite, abbiamo le colonnine elettriche, sono una cosa che sta prendendo campo parecchio. Certo, dicevo che volenti o nolenti la transizione verso la mobilità elettrica è comunque segnata, che si mantenga o meno la data del 2035, comunque prima o Chiaro. poi saremo tutti costretti a muoverci con questo tipo di veicoli. Hai citato diverse presenze straniere, in particolare olandesi, e volevo chiederti questo: il SEF nasce storicamente come manifestazione dedicata al mercato francese, poi le sue dimensioni e le dimensioni del mercato francese stesso, ovviamente lo hanno imposto all'attenzione dei mercati internazionali. La mia sensazione è che in questi ultimi anni stiate facendo molti sforzi per trasformare questa manifestazione in senso ancora più internazionale. Che cosa state facendo per rendere questo evento un evento imperdibile a livello europeo, non solo francese? Bah, ovviamente le cose principali che puoi fare in questo campo sono delle partenariati come con voi, per esempio. Quindi abbiamo partenariati con varie nazioni, con delle riviste di settore spagnole, italiane, tedesche, inglesi, e con loro cerchiamo di far conoscere il salone anche in quelle nazioni. Devo dire che il campeggio è un settore di nicchia, se vogliamo, perché all'interno di una nazione, la Francia già è leader in Europa, ma ci sono 10.000 strutture più o meno. Beh, in altre nazioni ce ne sono molte meno. In Italia, per esempio, ce ne sono un quarto, ce ne sono 2.500. Quindi rimane comunque un settore di nicchia. E l'idea è di far crescere il set, siccome la Francia è un po' il traino europeo da quel punto di vista. L'idea di farlo è di, far con, di creare un salone centrale in Europa, che lo è già praticamente, perché non ce n'è di saloni in Europa professionali dedicati ai campeggi. C'è solo il SET, poi ce ne sono anche altri, anche in Francia c'è Atlantica, però il SET è il più grande di tutti, è il più importante. Quindi noi cerchiamo di far conoscere il salone all'estero tramite proprio azioni di marketing dirette con i campeggi, ovviamente, ma anche con partner, quindi partner di stampa, partner di carta stampata, e quello è un po' l'idea. E devo dire che riscontriamo successo, perché ogni anno abbiamo delle presenze superiori. Attualmente si attesta intorno all'11-12% i visitatori. Poi ovviamente ci Certo. sono moltissime aziende, anche straniere, italiane ne ho molte, che vengono a proporre i loro prodotti. Ma Certo. la cosa interessante, per esempio, è che per le aziende italiane io spesso ho l'azienda che mi chiama, che vuole essere presente sul salone perché è il campeggio che gliel'ha detto, perché ha ricevuto la notizia e gli ha detto: perché non vai al set a proporre il tuo prodotto, che secondo me è un salone che ti può portare fatturato. Certo, beh, noi come Camping Business siamo assolutamente contenti di essere vostri partner e speriamo di esservi utili per promuovere la manifestazione non solo in Partner Italia. principali. È vero, Grazie. è la realtà. Speriamo di esservi utili non solo sul mercato italiano, noi stiamo facendo questa conversazione in italiano perché siamo entrambi originari di questo paese, ma così come il SET è ormai internazionale, anche Camping Business si rivolge a tutto il mercato europeo, essendo bilingui in italiano e in inglese. Chiaro. Hai parlato di una percentuale dell'11% di visitatori stranieri, pensi che riuscirete a farla crescere quest'anno? Speriamo, è una cosa a cui lavoriamo, quindi lo speriamo. Poi dipende anche da tanti fattori, perché non è, noi, il salone magari lo conoscono tutti, ma non tutti riescono a venire. Per esempio, l'Italia, io sono italiano, ovviamente conosco meglio il mercato italiano. L'Italia ha un salone che è a Rimini, ovviamente è un decimo del set, però è un mese prima del salon set, quindi ci saranno tanti campeggi che
andranno lì e non riusciranno a venire a Montpellier, anche perché Montpellier, il problema di Montpellier secondo me è che è una città collegata bene ma non benissimo con i voli low cost, quindi uno per venire al salone si deve proprio organizzare e essendoci una manifestazione un mese prima, molti vanno a quelle magari e guardano il set, lo conoscono tramite altre vie, tramite appunto la stampa, tramite il sito, un po'. Ma cercheremo di incrementare, speriamo di riuscire a incrementare l'11%, l'attuale 11%. Beh, rivolgendosi ai potenziali visitatori europei, mi sento di dire che per dimensioni, per qualità dell'offerta, visto sotto qualsiasi aspetto, se io fossi un campeggio di un certo livello europeo, di qualunque nazione, il set non lo perderei, perché è un'occasione veramente unica per vedere tutte insieme le cose che possono interessare questo tipo di attività. Di fiere regionali ce ne sono tante, non solo ovviamente quella di Rimini, e hanno un carattere più locale, sia in termini di numero di espositori, di prodotti, in effetti, eccetera. I grossi campeggi, le grosse catene italiane vengono già al set da anni, ovviamente lo conoscono. L'idea è di trainare anche quelli più piccoli. Quelli più piccoli, quelli che normalmente per spostarsi hanno più difficoltà per questioni di personale, anche perché magari non riescono a andare via una settimana quando i campeggi, che a novembre ora i campeggi sono quasi sempre chiusi, ma se la stagione è positiva o il tempo regge, sono capaci di restare aperti anche a novembre, quindi avranno più difficoltà. Quindi l'idea è di trainare, oltre i grossi campeggi italiani, anche quelli più piccoli, quelli che possono aver bisogno anche di prodotti che sono al set. Certo, può darci qualche numero del set giusto per inquadrarlo a livello di superficie, padiglioni, espositori, insomma, qualcosa che faccia capire quali sono le dimensioni di questa manifestazione? Allora, quest'anno abbiamo 10 hall espositive più una che è quella di rappresentanza, che è quella di ingresso, dove all'ingresso ci sono tutte le varie federazioni regionali francesi che sono associate al Salon Set. Ecco, Quindi chiedo scusa per l'interruzione. Ricordiamo che il Salon 7 è organizzato da, se non sbaglio, da una delle federazioni allora, regionali francesi e esatto. patrocinato dalla Federazione Nazionale. Esatto. Allora, il Salon 7, diciamo, è organizzato da noi come code event, ma appartiene alla federazione di Languedoc-Roussillon. Dunque, la federazione del sud della Francia, in pratica. Quindi appartiene a loro da 40 anni e noi lo organizziamo per loro. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo, Eravamo ai padiglioni, uno interrompimi. dedicato Ok, a uno scusami. di rappresentanza, di Esatto, essere no, confermati questa esatto. Sono federazione. 10 padiglioni, quindi sono circa 60.000 metri quadrati di esposizione, divisi nei vari settori merceologici, quindi abbiamo le strutture abitative, appunto, le piscine, i giochi, attrezzature e servizi, l'oreca, che in Francia chiamano Séchère. E quest'anno ne abbiamo aperto una nuova che abbiamo dedicato appunto alle strutture abitative e ai giochi. Che sono anche i giochi, ovviamente, anche la hall dei giochi. I giochi non li ho citati, ma sono una parte molto importante per il settore dei campeggi, ovviamente, perché ogni campeggio ha un'area ludica per i bambini e non solo, una piscina, quindi gli scivoli che vanno in piscina. Attualmente potrei dirti che ci sono 60.000 metri quadrati di esposizione, per oggi come oggi sono 680 gli espositori, ma siamo a giugno. Abbiamo Certo. ancora 4 mesi, a fine giugno, abbiamo ancora 4 mesi buoni di commercializzazione. L'avete un padiglione in più da aprire eventualmente o li No, avete magari esauriti? tutto è finito, è finito, perché oltre quello non si potrà andare, perché a meno che non li mettiamo in mezzo alle hall, ma non è l'obiettivo. Ringraziandoti per questa conversazione, ti vorrei chiudere con una domanda forse un po' difficile, ma su cui vale la pena comunque riflettere. Che cosa ci si può attendere nel medio periodo? Stiamo partendo da un momento di grande euforia per il settore. È un'euforia che durerà nel tempo o che è destinata a fermarsi o a rallentare? Allora, secondo me, e me lo auguro, durerà nel tempo, ma ovviamente, come tutte le cose, non sono eterne, quindi questa è un'onda molto positiva. La mia idea è che tenderà a stabilizzarsi, quindi raggiungerà numeri soddisfacenti e prima o poi rimarranno quelli. Magari si stabilizzerà, nel senso che ci saranno annate in cui ci sarà un leggero margine positivo e un leggero margine negativo.
come è sempre successo, anche se devo dire che il settore dei campeggi sono tanti anni che è in positivo, a parte il Covid, gli anni strettamente del Covid, in cui c'è avuto, ovviamente, non essendoci neanche stato al salone, non potendo uscire, c'è stata una leggera regressione, ora è esploso, quindi secondo me tenderà piuttosto a stabilizzarsi, stabilizzerà a cifre molto importanti, come sono già adesso. Certo. Grazie a Riccardo Di Meo per il tempo che ci ha dedicato e a questo punto ci vediamo al set. Perfetto. Grazie per aver seguito questa puntata di conversazione. Grazie a voi. Arrivederci.